Pronto? Mark chi? Ah, ciao Mark, dimmi! Se parlo di YouTube, mi diminuisci la visibilità su Facebook? No, 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 aspetta Mark, ti prego, aspetta Mark! Video di Giusy TV. Anche se nominare questo canale Giusy TV non mi piace molto, vi chiedo di lasciarmi un commento e di dirmi che nome posso dare a questi video. Ma iniziamo subito. Oggi volevo condividere con voi i quattro step per capire quale piattaforma utilizzare. In particolare mi volevo concentrare su Facebook e YouTube, però questo discorso vale anche per le altre piattaforme. Ma iniziamo subito. Oggi, se stai ancora lì a creare un CV, sei fuori dal mondo, ormai non esiste più il CV. Come ho detto nel video sul personal branding, che ti lascio nel link in basso, oggi è fondamentale creare il tuo personal brand. Sia che tu sia un libero professionista, un indipendente e vuoi fare carriera o un imprenditore, devi creare il tuo personal brand, un tuo brand. Sicuramente se ancora non hai creato una pagina Facebook o un canale YouTube o non hai un canale Instagram, ti starai chiedendo in quale direzione andare. Il primo step che voglio consigliarti è quello di capire perché lo fai, la motivazione profonda che ti spinge a crearti il tuo personal brand o un tuo brand, perché cambia totalmente la situazione se stai creando un brand per vendere un corso digitale, se sei un libero professionista o vuoi creare una tua piattaforma di corsi riguardanti le tue competenze, oppure se vuoi diventare un influencer o se il tuo business è un business molto visuale, sei un fotografo. Quindi devi capire perché hai deciso di crearti un personal brand, sapere il perché lo fai. Molte aziende infatti partono dal prodotto, ma non si dedicano al perché. A nessuno interessa comprare un cellulare qualsiasi. E quello che li ispira ad acquistare il perché del prodotto è fondamentale per acquisire molti più clienti. Il secondo step fondamentale è capire il tuo target. Devi capire in quale piattaforma si trova il tuo target principalmente. Quindi, se il tuo target va dai 18 ai 25 anni e hai un business visuale, sicuramente Instagram è la piattaforma giusta per te. Se sei un libero professionista, un avvocato che vuole farsi conoscere per aumentare la sua clientela, sicuramente potrebbe far riferimento sia a Facebook sia a YouTube. Ma per entrare nel dettaglio di quale tra i due social utilizzare, passerei al terzo step. Hai un budget da investire o no? Perché se hai un budget da investire, allora è facile scalare su Facebook e trovare clienti su Facebook perché hai la possibilità di promuoverti. Senza le Facebook Ads è impossibile crescere su Facebook e che i clienti ti trovino così dal nulla, a meno che non crei un video virale. Ma se non sei in quella casistica e non investi un euro su Facebook, è impossibile che il tuo brand cresca. Quindi, se hai un budget su cui puntare da subito, allora Facebook potrebbe essere la piattaforma giusta per te. Se invece non hai un budget all'inizio, o vuoi puntare sui video, o vuoi che la tua clientela si fidelizzi fortemente a te, allora YouTube può essere la scelta giusta. YouTube è il secondo motore di ricerca al mondo più grande e anche se oggi Instagram sta anche puntando sui video e anche Facebook sta dando ampio spazio ai video, YouTube per me rimane la piattaforma migliore per la creazione di video e la fidelizzazione del tuo pubblico. Infatti, se ci fai caso, da quello che io ho notato, uno YouTuber
che raggiunge tanti iscritti al proprio canale, poi riesce a crescere nelle altre piattaforme, come per esempio su Instagram, molto più velocemente, perché un pubblico che si fidelizza tramite i tuoi video è un pubblico molto più fidelizzato rispetto a un pubblico che vede solo dei tuoi post o delle foto. Se ti senti a tuo agio in video, o anche se non ti senti, hai il coraggio di buttarti, YouTube può essere la scelta giusta per te, perché quei video gireranno per tantissimo tempo, tra 10 anni saranno ancora lì, e la piattaforma, quando una persona ricerca quell'argomento, farà vedere i tuoi video, cosa che non succede ad oggi su Facebook. Quindi creare un video su YouTube oggi ti può dare molta visibilità, oggi e in futuro. Se poi da lì riesci a crearti un pubblico, siccome all'inizio dovrai puntare su una piattaforma, perché se punti su tutte le piattaforme non riuscirai a raggiungere il successo in nessuna delle piattaforme. All'inizio devi concentrarti, quindi bisogna scegliere. E YouTube potrebbe essere uno di quei casi. Se vuoi diventare un influencer, Instagram. Comunque anche nel caso dell'influencer non escluderei YouTube per iniziare, perché, ripeto, le persone che si fidelizzano su YouTube ti seguono ovunque, perché sono fidelizzati alla tua persona, e quindi ovunque ti sposterai è più facile che ti seguano, perché è come se in un qualche modo ti conoscessero di persona. E quarto step, agire. Anche se non ti senti pronto, anche se hai capito su quale piattaforma iniziare, finché non inizi ad agire ed aspetti sempre il momento giusto, ti dico la verità, non arriverà mai il momento giusto, perché non ci sentiamo mai veramente pronti. Quindi buttati, anche se non sai fare qualcosa, e man mano imparerai e diventerai un esperto anche di quella piattaforma. Ho condiviso con te in questo video i 4 step per capire quale piattaforma utilizzare all'inizio del tuo business. Quindi punto 1, partire dal perché. 2, chi è il tuo target. 3, se hai o meno soldi da investire dall'inizio. E quarto punto, agire. Agisci, inizia ad agire e a crearti la tua presenza online, il tuo personal brand o il tuo brand, perché oggi è fondamentale per la tua carriera o per la creazione di un tuo business, o se vuoi aumentare i tuoi clienti e vuoi creare un tuo corso digitale riguardante le tue competenze. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e fammi sapere nei commenti la tua difficoltà che hai per iniziare a creare il tuo personal brand, e fammi sapere se vuoi altri contenuti specifici su Facebook, su Instagram e su YouTube. Lasciami semplicemente un commento scrivendo: vorrei dei contenuti su YouTube, su Instagram, su Facebook. Condividi il video con i tuoi amici e iscriviti al canale se non ti sei ancora iscritto, per non perderti i prossimi video. Io ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!